Ciao, buongiorno, eccoci nuovamente insieme per fare un po' il resoconto di quello che è successo martedì nella nostra diretta. Ah, devo dire che eravate tantissimi dopo una settimana in cui, insomma, io non sono stata presente, anche perché ho avuto un lutto in famiglia. E vi ringrazio perché mi siete stati vicinissimi e anche grazie delle vostre condoglianze. Sono contenta perché alla fine questo. Diciamo così, questo gruppo, questa community è bella anche perché insomma ci si sostiene a vicenda anche quando magari ci sono dei momenti, ecco, un po' meno piacevoli. Detto questo, era una giornata dedicata al viaggio, un appuntamento dedicato al viaggio, visto che vado anche a prendere. Visto che avevo lanciato il disco di Roberto Vecchioni Elisir che racconta appunto di viaggi e prende, diciamo così, in considerazione alcuni personaggi principali che sono stati legati al viaggio, come ad esempio Velázquez, che è la canzone che abbiamo ascoltato, e che parlano un po' del viaggio della nostra vita. Devo dire che, come sempre, quando si tratta il tema del viaggio, voi veramente siete sul pezzo, come si dice, e vi piace insomma raccontare quello che avete fatto o che farete. Poi io naturalmente sono anche curiosa di scoprire un po' quali saranno, diciamo così, le vostre ambizioni, le vostre prossime mete di viaggio, anche perché siamo a maggio, oltre metà maggio, insomma, ormai si pensa all'estate, si pensa alle vacanze e quindi più che mai è doveroso parlare anche di questo, insomma, per la nostra curiosità personale, ma come abbiamo detto molte volte, anche per condividere, no, quella che è un po', diciamo così, l'immagine, del viaggio, di dove andare e magari anche dove poterci fermare. Ed ecco che qui, ad esempio, Mega Naturista aspettava una conferma per quanto riguardava la vacanza in Croazia a fine luglio in un resort naturista, e proprio durante la nostra, insomma, mattinata ha avuto, diciamo così, la conferma, quindi gli abbiamo portato anche un po' fortuna, se vogliamo. Luciana invece il 4 giugno con suo figlio andrà alle 24 ore di Le Mans e poi insomma visiterà Mont Saint-Michel e la Normandia. Dicevo che veramente è un viaggio stupendo che anche a me piacerebbe fare, e soprattutto fare Britannia e Normandia. Roico, ad esempio, ha detto che a lui piacerebbe fare anche fare l'Inghilterra, poi fare l'Irlanda e scendere giù e fare Britannia e Normandia. Mamma mia, bisogna avere un mese almeno di tempo per potersi fare questa vacanza, però effettivamente anche quello è sicuramente un bel viaggio da poter fare, come anche magari andare a visitare il Belgio. E anch'io sono un po', diciamo così, legata un po' a ritornare anche in alcuni posti che mi sono piaciuti, sono stata legata anche per questioni familiari. E in realtà quest'anno io andrò al mare a Minorca, farò mare una settimana, ma non è detto che il prossimo anno invece si ritorni a viaggiare, perché questa sarebbe insomma anche la mia intenzione. Peter dice che viaggiare insomma quest'anno gli sarà un po' difficile, anche perché ha il cucciolino di cane e quindi sarà un po' impossibilitato a muoversi, ma io ho detto è vero, ci dobbiamo anche un po', diciamo così, adeguare alle loro richieste. Ma lui comunque una settimana a Roma dovrebbe riuscire a farla, quindi insomma vedrai, Peter, che ce la farai anche a fare questo viaggio. Simon invece aveva una parente e quindi poteva seguire, no, non tanto. Lì abbiamo iniziato anche a dire che i parenti vanno bene, è bello condividere, però insomma si dice pochettino, non più di tanto, ma va bene. Alan, insomma, Alan torna in Versiglia, esatto, lui dice: sai, la Versiglia io l'adoro, e alla fine effettivamente torna un po' in questi luoghi, e poi però gli piacerebbe tornare in Brasile, che poi alla fine è anche la sua, diciamo così, città natale. Nel frattempo, vediamo un po' che cosa, perché poi mi tengo un pochettino le informazioni. Ah sì, Carlo ha detto che lui aveva intenzione di comprarsi un van, di poterlo adibire a camper, e poi tra 5 anni, quando andrà in pensione,
fare un po' il viaggio della sua vita, che era la Spagna e il Portogallo. E lui giustamente dice: alla fine viaggiare bisogna anche avere del tempo, bisogna avere la possibilità di fermarsi quando si vuole, di non fare sempre tutto di fretta, sempre tutto di corsa, e insomma assaporare anche il momento del viaggio. E su questo devo dire che siamo stati tutti concordi, nel sostenere Carlo, perché tutti insomma vorrebbero avere un pochettino di tempo per insomma viaggiare, fare i propri viaggi. E poi cosa è successo? Beh, poi Gabriele invece ha sollevato un'altra questione che non era legata al viaggio, ma se vogliamo anche un viaggio legato alla musica e ai fumetti. Insomma, lui ha chiesto se effettivamente qualcuno amasse i fumetti. E da lì è uscito fuori che lui, ad esempio, quando legge un fumetto gli piace ascoltare anche musica, e quindi abbina un genere musicale, o meglio degli artisti, al suo fumetto preferito. Adesso non mi ricordo se avevo segnato, adesso vado a vedere, che probabilmente avevo anche segnato. Scusatemi. No, comunque la cosa interessante era che appunto lui, non lo so, metteva, cosa ha detto? Ad esempio Jethro Tull con un certo genere, gli 883 con Spider-Man, insomma è stato molto carino ed è stato interessante capire anche il come lui abbinasse queste cose. E poi dicevo, abbiamo passato appunto il singolo di Velázquez, di Roberto Vecchioni e la sua Elisir. Abbiamo ancora parlato di cibo, perché poi c'è sempre Mega Naturista che lui ci dice che cosa praticamente cucina, ci fa venire l'acquolina in bocca e speriamo un giorno di condividere insomma il tavolo anche con lui. E a proposito di condivisioni, praticamente Mirko si è ricordato di quando io ho presentato una serata a livello di danza scalza nel palazzetto. Ma mi chiedeva il perché, insomma, io ho specificato perché coi tacchi si rovinerebbe il palchetto, e poi era anche per stare più a contatto con quella che era la serata. E detto questo, era anche per dirvi di condividere, ma se per caso passate dalle mie parti, vi aspetto ben volentieri e insomma ci prendiamo anche un caffè. Anzi, tra le altre cose, magari mi scrivete a mcalibuno@libero.it, così mi segnalate quando vorreste passare, almeno non fate un giro vuoto, visto che magari qualcuno di voi fa anche qualche chilometro. Devo chiedere scusa a Fabrizio, che l'ho chiamato Francesco Federico, invece Fabrizio Redaelli di Quattro Ruote e una Capanna, e ho appunto anche detto a Carlo che se volesse delle informazioni su come allestire un camper, bene, lui è la persona giusta, anche perché se lo sta rifacendo tutto nuovo e quindi sa dare sicuramente tante indicazioni. Quindi seguire il suo canale Quattro Ruote e una Capanna, ma anche ad esempio i nostri amici Tartaruga on the Road, che anche loro insomma sanno darvi tanti consigli anche su quanto riguarda i viaggi magari col camper. Dicevo, ecco, il menù di Mega Naturista era stato lasagne gratinate al forno con asparagi e salmone, filetto di pesce persico al timo e limone con pisellini. Aveva riservato un posto anche per me, ma io non ce l'ho fatta andare a trovarlo e quindi a pranzare con lui. Detto questo, ci siamo detti anche un po' quale poteva essere, diciamo così, il tema di martedì prossimo. Gabriele aveva lanciato il tema dei fumetti, no, no, dei fumetti, dei cartoni animati, quelli che sono stati i cartoni animati della nostra gioventù. E poi però ci siamo detti che lui martedì non c'è perché lavora, perché fa il mattino, e quindi dovremo rimandare. Ma la settimana successiva non ci sarò io, perché sarò in Francia in vacanza. Non è detto che non riesco a organizzare però magari una diretta, non so come, magari senza musica, facendovi vedere qualcosa, interagendo con voi un pochettino, insomma, dalla Francia. Ma detto questo, ci sono ancora un po' di giorni da passare insieme, per cui ci ritroviamo martedì prossimo. Grazie come sempre per essere stati con me martedì. Insomma, nel corso delle giornate, delle settimane, abbiamo modo anche di stare nuovamente insieme con altre cose. E poi come sempre,
potete scrivermi a emmacalibuno@libero.it o semplicemente anche seguirmi su Patreon, Simona Non Solo Radio. Con questo è tutto, vi mando un bacio, un abbraccio, ci vediamo presto e state in campana, state bravi e naturalmente pensate a viaggiare, che è la cosa più bella che ci sia. Tra le altre cose, abbiamo anche dedicato Si Viaggiare di Lucio Battisti. Carlo lo dedicava a Paola per il loro anniversario di matrimonio e poi ce l'avamo ascoltati anche un brano dei The Killer che c'era appunto stato richiesto da uno di voi. In chiusura avevo risposto anche al nostro amico, come si chiamava, a Charles, che mi chiedeva come mai non avessi un pendente martedì. In realtà l'avevo avuto, ma mettendolo si era rotto, era caduto e si era rotto in mille pezzi. Tra l'altro era un bel pendente di pietra dura che, vabbè, ahimè, dovrò fare altre spese. Cosa volete che vi dica? Farò così, va bene? Un bacio, un abbraccio, grazie come sempre e vi aspetto qui come sempre con tante cose da raccontarvi. Ciao, buona settimana a tutti. Ciao.